Tutti benvenuti nel mio canale. Allora, sono andato un po' in ritardo, però appunto volevo mostrarvi il video di appunto i miei regali di compleanno Natale. Iniziamo con quelli di compleanno e prima ho fatto queste fantastiche cuffiette wireless o comunque Bluetooth, è un po' la stessa cosa. E io sinceramente li volevo per il computer perché ogni volta tiro sempre il filo al computer, quindi mi trovo comoda invece con queste, sono anche molto buone. E poi ho richiesto questi due libri che io avevo, il primo che è lo Shiver e mi mancava appunto Deeper e Forever. Sono molto felice di averli avuti. In realtà la grafica è diversa perché il primo è tutto quanto nero, invece questi hanno il più con i fiorellini, diciamo, fiori, alberi, e quindi sono leggermente diversi per questa cosa, però il contenuto è quello, quindi comunque sono molto felice e davvero davvero tanto, perché comunque io amo questa categoria di urban fantasy di libri. Poi ora spuntano un po' di fotine che ho fatto il giorno del mio compleanno e cioè, mentre la giornata si è svolta abbastanza semplice, semplicemente sono uscita, sono andata un po' in giro per negozi e poi la sera siamo andati a mangiare fuori e abbiamo preso questi regali. Ah, questo è un altro perché ero un regalo in negozio e dove regalavano appunto questi trucchi molto, diciamo, basic, perché alla fine si danno solo un lucido, un VAR, una cosa del genere e un, diciamo, un tonico, quindi il pennellino, quindi niente di che. Qua ci sono io. Scusate se ci sono tante bande nere intorno, belle foto, però ovviamente calcolate, ovviamente. Sono foto che poi ho postato sulla mia pagina. Quindi ovviamente sono state un po'. È normale, sono col cellulare, non è che potevo girarlo su tutte le foto. Qua invece appunto un po' di foto del mio cibo che ho mangiato. E quindi riprendiamo con i regali di Natale. Allora, per prima cosa vi mostro questo stupendo ciontolo che userò ad attaccare alla borsa per Capodanno. Mi piace il fatto che io molto spesso cambio ciondoli nelle mie borse, perché appunto le posso poi universare sui miei vari completi, essendo che ho una borsa classica nera, ho dato più colore poi con i ciondoli. E questo è appunto fatto in questo modo, che ha tutti quanti i pernettini davanti, dietro, non è velluto ma con un tessuto nero semplice, con queste, cosa, non so come si chiama, una macchina o una cosa del genere, però vabbè, quello lì, con quei ciondolini. E poi questo, cioè, io amo i pompon. Cioè, sono quelle cose un po' soffici, morbide, madonna. È la prima cosa che tocco quando vedo con questi plush in giro intorno a me. Tipo nelle copertine, che siano quanti, cioè, li tocco sempre. E questo qua mi è piaciuto moltissimo, semplicemente per il fatto che avevo sopra niente di che. Poi mi piaceva tanto per il fatto che è bianco. Invece questo mi piace di più perché non solo nero, ho un telo dorato, c'è cioè anche un fiocco. È molto carino. Quindi molto più kawaii, tanto invece comunque in argento ed è comunque solo brillantini da un po'. E poi ho avuto questo fantastico libro che ho adorato, perché appunto lo amo, cioè io avevo appunto anche qui il primo, mi mancava il secondo e finalmente l'ho avuto. Sembra un libro da bambini, però alla fine comunque, essendo che parla di zombie e comunque da qualsiasi età che voi volete, comunque c'è cioè, alla fine è un libro, quindi mi piace molto, devo dire, è carino. E niente, parla semplicemente di zombie, non voglio spoilervi chissà che cosa, però appunto parla di zombie della principessa Disney. Però appunto non voglio spoilervi, poi semmai farò un video riguardo, parlarvi di libri se voi vorrete. Ora qua passano le altre foto, qua è dove siamo andati a mangiare, non ho fatto qua foto di cibo, che comunque eravamo in famiglia, oppure ho preso solo quanto questo macaron, è stato il mio primo macaron che ho mai assaggiato, è stato davvero buono, anche se non eccezionale, però ci può stare comunque varia da pasticceria a pasticceria, quindi ci sta.
qui hanno le foto di me in giro. E questa è la prima foto per cui ho avuto già la collana che era come regalo e quindi l'ho messa e ho fatto la foto. E qui infatti ci sono la foto completa, che in più oltre alla collana c'è anche appunto una lettina che ho avuto, i due mascara, uno viola e uno blu. Mi piacevano dal fatto che appunto potevo quello viola abbinare ai capelli che farò e il blu perché comunque lo metto molto spesso. E qui appunto le foto che ho fatto quando ero in giro, che siamo andati appunto in giro qua, e finalmente il mio albero pieno di pacchettini di Natale. Non un albero grande, quindi ho fatto solo quell'albero misero, mi dispiace. Con il patino farò uno grande, normale, farò sicuramente il video, che per ora però appunto non ho, e quindi mettiamo tutti i dai regali. E devo dire che non ho mai avuto così tanti, cioè sembra così strano, però così tanti enormi messi lì, non so, mi ha molto emozionato, perché solitamente non li posizionavo di sotto. E niente, che dire, questo è tutto, spero che il video vi sia piaciuto, commentate, attivate la campanella, iscrivetevi e ciao ciao!